Star, bentornati in questo che sono Stark. Faccio un altro video perché che riguarda la Gilda qui, la combriccola su server dell'Europa dell'Ovest, su Tortoise. Ancora ci sono molti posti liberi per chiunque volesse entrare, volesse una Gilda un attimino con cui poter interagire. Mi auguro che ci siano persone con cui interagire. Abbiamo Discord, logicamente, dove vi invito a entrare, ragazzi. Se entrate in Gilda, entrate su Discord, il link c'è su tutti i miei canali, sia Discord che su Twitch che YouTube, quindi c'è proprio il link da cliccare delle informazioni, c'è proprio la voce Discord, cliccate, entrate, c'è la chat Gilda, ma c'è anche il party vocale, proprio il party Gilda è chiamato, dove poter interagire insieme, per poter fare cose insieme. Cioè, non ha senso stare in una Gilda se non ci si entra a parlare. C'è il periodo in cui uno può giocare di più, certo, ma adesso ci sono un paio di giocatori, per esempio, che un po' che non logano. Adesso un po' si aspetta, vedo logicamente nel tempo che la persona non c'è, servisse spazio, i primi che sono più top distanti dal log, logicamente faranno spazio a nuovi giocatori. Adesso io ho diversi, ho tutte le mie 5 classi, se le ho all'interno, perché ancora c'è spazio, piano piano poi andrò magari a toglierle, se sarà necessario gildare altre persone. Però ragazzi, se si entra in gilda, rompete la timidezza e entrate in party. Entrate in party anche se ancora state livellando, che quindi dite, beh, però intanto ancora non posso fare i dungeon, non importa. Intanto entrate su Discord in party gilda, che è il party vocale libero per tutti quelli che entrano in game, per poter comunicare. Se prima non ci si conosce, si fa fatica poi a fare le contenuti insieme. E ci si ritrova sempre alla fine a fare le robe random. È vero che ogni tanto non sono sempre tra qualche video che faccio uscire, qualche live, che adesso andrò a ridurre le live perché vedo che non, in questo momento non vale tanto la pena. Quindi cercherò di ridurle magari al weekend, la solita ora, 15:30. Durante la settimana invece mi dedicherò più al mio personaggio piuttosto che alle live e appunto la Gilda. Vi ricordo anche una cosa, quando entrate in gilda, forse all'inizio quando siete new guildmate non dovrebbe essere, però vi ricordo, non dico di donare, quello è scelta, se uno vuol farlo bene, se no buonanotte, altrimenti logicamente donando la gilda va avanti prima, però semplicemente entrando nella gilda, questa schermata, la prima volta, vi darà comunque dei punteggi per far aumentare il livello della gilda. Poi se volete fare il support donando i Bloodstone, adesso io l'ho già fatto per esempio, oppure, ecco sono uscito proprio, oppure donazioni in silver, che dà un punto di esperienza, solo logando in gilda dà 3 punti. Queste sono un altro uno, insomma basta già la presenza aiuta a livellare l'esperienza della gilda e poter fare più avanzare con le varie Where are you? Dove stai? Avanzare con le varie esperienze all'interno della gilda per poter dar su un po' di cose, avanzare, sbloccare nuove ricerche, le search list, insomma, tutte tante altre cose che mano a mano possono aiutare la gilda e tornare comoda a tutti. Tutti, perché per esempio adesso abbiamo sbloccato il negozio di gilda a livello 1, quindi ci permette di scambiare i Bloodstone per delle valute che possono essere utili a tutti per uppare i personaggi, per ottenere altri oggetti utili al proprio personaggio. Quindi non dico di fare donazioni per forza in guild, oro ci mancherebbe, o quant'altro, ma già fare la presenza, entrare, insomma, aiuta la gilda a crescere. Ma soprattutto, ragazzi, se andate in gilda, entrate su Discord. Non siate timidi, non siate timidi, non vi do di morso, forse ve lo prometto. No, scherzo, vabbè, dai, se siete in gilda, ragazzi, non ha senso fare le cose in solo. A cosa serve la gilda se ognuno fa sempre solamente i fatti propri? Entrate, conoscetevi, c'è Discord. A volte è logico, magari uno ha impegni, non può entrare a parlare, però magari c'è sempre la chat che è interattiva. Comunicate. E comunque usare Discord è importante. Io, ripeto, adesso al momento siamo un po' di, cominciamo a essere, siamo in 11, vabbè,
5 sono i miei. 5, 2, 3, 4, 5, sì. Forse aggiungerò un altro, ma ancora perché c'è spazio. C'è ancora spazio, poi nel momento che vedo tolgo. E logicamente poi anche i giocatori che vedo che nel tempo andranno sempre più a allungare lo slog, chiamiamolo in questa maniera, quando servirà saranno i primi, addirittura prima dei miei secondari, saranno i primi, ragazzi mi spiace ma si esce, si sente in gilda, è per poter comunicare, fare le cose insieme, altrimenti in che senso ha? Dopo logicamente ognuno ha diritto di giocare quello che vuole, quello ci mancherebbe, però allo stesso tempo non ha senso stare in una gilda se non si fa mai, mai, mai presenza. Quindi di nuovo ragazzi vi invito a richiedere l'invito per entrare in gilda, la combriccola, gilda italiana, per poter fare cose insieme, spiegare le cose in game, spiegarsi la vicenda, perché anch'io non è che sono la Bibbia su questo gioco, è un poco più di un mese che ci gioco, quindi ancora ne ho da fare, cerco di documentarmi il più possibile, andando a step per non avere troppe cose in testa e non ricordarmi nulla, perché se vai a vedere troppe cose, logicamente fai fatica poi a memorizzarle tutte. Però piano piano, crescendo col personaggio, sto facendo la mia esperienza, sto capendo un po' di cose, quello che capisco cerco di condividerlo, poi magari se mi sbaglio o perdo qualcosa c'è sempre volendo i vostri commenti e i vostri commenti sotto per correggere eventuali miei errori. Quindi di nuovo ragazzi, gilda la combriccola, server Europa dell'Ovest, regione Europa dell'Ovest, serve Tortoic, recluta giocatori attivi, coloro che non saranno, piano piano verranno logicamente buttati fuori per dar spazio a chi invece lo sarà, gli orari man mano che si allargherà un po', diciamo così, la famiglia, è logico che ognuno di noi ha i propri orari, però essendo più persone si andranno più a incastrare i vari orari, chi è libero il pomeriggio, chi è libero la sera, chi è libero solo il weekend, insomma quello è logico, prima c'è gli impegni di tutti i giorni, no? Però mi auguro che questa gilda possa piano piano crescere in questo canale molto, dove, molto tranquillo, dove si gioca bene ancora, molti sono stati al Ring, quindi poi in generale lo Stark è molto più libero. Questo gioco che sta dando l'impressione, mi sta dando a me l'impressione che ci sia veramente tanta roba da fare, comincio un attimino anch'io a crescere un po' di più, a menare anche un pizzico di più, anche se ancora faccio abbastanza cagare, però piano piano, insomma, per il poco tempo che sto giocando sto vedendo dei bei progressi. Spero di trovarvi più numerosi, per ora è tutto, vi invito ragazzi a condividere il video con i vostri amici che giocano allo Stark, se seguono la gilda, a lasciare un like per aiutare il canale un attimino, i video a essere riproposti insomma sull'home page di YouTube, a iscrivervi al canale se ancora l'avete fatto, logicamente ragazzi attivare la campanellina se vi interessano gli aggiornamenti sui prossimi video. Detto ciò io vi saluto, grazie a tutti per il supporto, se come sempre vi invito arrivederci al prossimo video, prossima live, buon game a tutti, mi raccomando ragazzi, fate i bravi, non fate i tossici, ciao a tutti, alla prossima, ciao!